Buongiorno ragazzi e benvenuti in questa nuova esplorazione. Quando mi sono infilato in questo posto non immaginavo di trovare quello che ho trovato. In realtà pensavo di essere a esplorare un semplice ristorante abbandonato. Ma poi, man mano che mi addentravo nell'esplorazione, mi sono presto reso conto che non ero soltanto in un semplice ristorante abbandonato. Come potete vedere, i locali in realtà sono completamente vuoti. Qui c'è un bagno. Questa doveva essere la cucina e quelle catene che ci sono lì al soffitto sono sicuramente quelle che tenevano la cappa sopra i fornelli della cucina. Adesso ci spostiamo all'esterno, perché le vere sorprese per me sono iniziate qua. Come vi ho già accennato, non avevo capito subito dove mi trovavo e soltanto girovagando all'esterno ho poi realizzato appunto il luogo che stavo visitando, che cos'era stato nel passato. Da adesso cercherò di lasciare solo i commenti che ho realizzato quel giorno durante l'esplorazione.
Oh, cazzarola. Credo che questo fosse il famoso zoo di Montalenghe, allora. Oh, cazzarola, qua c'è della roba ancora. Potrebbe essere che qua ci dorme e ci vive qualcuno o ci viveva. In realtà sembra che sia molto tempo che non ci viene più. Infatti c'è la polvere ovunque, le tracce evidenti, che è da un po' che non viene nessuno. Proviamo a vedere quando è scaduto questo. Quindi significa che comunque, fino a non troppo tempo fa ci stava qualcuno. I tarlucci sono ancora chiusi e questi scadevano il... Anche questo, il 19 dicembre del 2020. Eh sì, qua ci abitava qualche abusivo, qualche senza tetto. Ma deve essere già un bel po' che non viene più. Ha lasciato il letto. Aveva la sua stufa. Chissà quale storie ci sono dietro. Qua c'è un bagno. Questa doveva essere una cucina. Qua ci vengono a giocare a soft air adesso, infatti è pieno di pallini dappertutto. Di là siamo già stati, ma c'è ancora tantissimo da vedere. Abbiamo visto solo la parte alta, ma c'è ancora tutta la parte bassa da andare a vedere. Sì, ma questo qua era sicuramente l'ex zoo di Montalenghe.
abbeveratoi. Sinceramente non pensavo di trovare tutto ciò. No, non pensavo di trovare tutto ciò. Pensavo appunto che sarebbe dall'esterno, io non sapevo che cos'era, mi sembrava, sai, un bar, ristorante abbandonato, niente di particolare. Invece no. È qualche cosa di gigantesco.